Gentile concessione del dottor Brioschi, e parliamo però, passiamo adesso a qualcosa di molto agreste. Cibo locale a partire dal carciofo di Monte Lapone in maniera
virtuosa, redditizio per la salute di tutta la popolazione e redditizio anche dal punto di vista economico, quindi con l'intera filiera. Non solo, ma aggiungo che l'altra uscita di lavoro delle buone pratiche consentite perché oggi abbiamo un'amministrazione che rispetta la delega che i cittadini hanno dato loro, che è quella di amministrare il bene comune. Il bene comune non si fa attraverso le buone pratiche sono quelle che oggi sono state descritte, ad esempio, cioè operare nell'interesse di tutte le famiglie. L'altra uscita è che nella Regione Marche si sono creati i distretti biologici, cioè quei distretti territoriali che associano i comuni, gli enti amministrativi e mettono insieme gli agricoltori, i trasformatori del cibo, i ristoratori, i proprietari dei bed and breakfast, cioè tutte le forme che intorno, di economia che intorno all'agricoltura ruotano, per tutelare insieme il paesaggio, cioè le risorse che ci sono nel nostro territorio, che sono non solo le risorse dell'agricoltura, non solo le risorse rurali, il famoso ambiente, il famoso paesaggio, ma sono anche le forme di economia praticabile, perché ogni forma di attività umana deve restituire alla natura quello che dalla natura predeva, perché se no andiamo ad esaurimento, quando le risorse sono finite e il pianeta è esaurito, non abbiamo ancora inventato la metropolitana per Giove, non abbiamo altro luogo in cui andare. E dicevo, in questo weekend ad Ascoli è nato il primo biodistretto della Regione Marche che vede associati 18 comuni. Questa esperienza verrà confrontata con la nostra situazione dalla provincia di Macerata con Montelupone e Capofila e impareremo da loro come riattivare delle buone pratiche di economia, di agricoltura e di vita quotidiana. Questo è l'impegno che ci stiamo dando. E quindi non sto ulteriormente, l'agricoltura sostenibile è quell'agricoltura, quella pratica di attività umana che restituisce alla natura, al pianeta in cui viviamo, quello che dal pianeta prende. Per fare questo non possiamo usare strumenti di sopraffazione, strumenti di distruzione, perché il pianeta non è ricambiabile, non è sostituibile. Ricordiamoci dell'ape che coltiva da un buon agricoltore il nostro futuro. L'ape restituisce ciò che prende alla natura e fa sì che l'uomo abbia poi la possibilità di avere la biodiversità, cioè la serie infinita di piante commestibili, ad esempio, da mangiare. Chiudo con un piccolo esempio. Nel Medioevo, cioè in quell'arco temporale che va dall'800 d.C. al 1300 d.C., le piante commestibili conosciute e da noi verificate attraverso l'archeologia o la carta stampata, eccetera, o gli affreschi, eccetera, sono oltre 1300 le piante di cui l'uomo si nutriva. Banalizzo, l'insalata era composta da 1300 varietà. Quante ce ne sono oggi nei nostri orti o nei supermercati? Vuol dire che l'uomo non ha semplicemente operato una seduzione, ma ha operato una distruzione. Il tentativo è quello di invertire il processo per rendere la nostra vita in parallelo compatibile con quella del pianeta, perché noi non siamo degli alieni, ma siamo i figli del pianeta Terra. Questa è la nostra sostenibilità. Usiamo le api come nostri maestri perché ci insegnano a coltivare il futuro. Ci rincontriamo come soggetti in momenti di lavoro per iniziare quel percorso citato inizialmente da Slow Food di valorizzazione delle risorse agricole ed economiche del distretto di Montelupone, che sarà a sua volta creatore del primo distretto territoriale della provincia di Macerata. Quindi buon lavoro a tutti, buona vita a tutti.